Eccoli, 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 c'è sto bel gruppo dei mufloni. No, 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 è Daini, è Daini, è Daini. Si parte, partiamo. Allora, non era preventivato, ma stiamo andando a fare i mufloni. Ci proviamo, partiamo senza praticamente nessun tipo di preparazione, sbagliando, ma ci proviamo. E niente, vediamo se in primis se ci sarà la neve. E sperando che ci sia, speriamo che ci sia in quota, non sotto, dove almeno ci avremo più facilità di arrivare con la macchina. E poi cammineremo per un'oretta, tre quarti d'ora, un'oretta, e vediamo di, anzi, speriamo di vederli. Oggi sarò come al solito con Francesco, che è qui con me. Buongiorno. E con un caro amico abbonato anche del canale, Tonino, che è stato con noi anche giù in Abruzzo. Quindi speriamo di far vedere a questi miei amici qualche bell'animale. Ci sentiamo fra poco. Allora, siamo arrivati. È stata lunga, dura, perché ho sbagliato strada, come al solito. E ci siamo ritrovati praticamente in una zona in cui era impossibile proseguire con la macchina. Siamo finalmente arrivati, sono le 6:20, è ancora scuro ma comincia a vedersi un po' di luce in alto. Niente, abbiamo un'oretta di passeggiata, sembra che non ci sia vento e speriamo. Siamo qui con Tonino e Francesco, eccoci Tonino, Tonino, Francesco che sta tenendomi la luce, eccolo. Non lo vedete, quello di prima. E niente, saliamo, il sentiero è corto ma abbastanza ripido. Vediamo quanto ci mettiamo a salire e soprattutto speriamo di vedere qualche cosa. Ci sentiamo dopo eventualmente. Il sentiero lo ricordavo oggettivamente faticoso. Stiamo salendo molto lentamente perché uno, non sono più allenato. E poi è abbastanza accidentato, molto scivoloso, tipo adesso, però si sale abbastanza ben visibile. E niente, siamo in mezzo al comprensorio del Monte Catria e stiamo salendo. Allora, stiamo salendo, è complicato, è un pochino in pendenza, lo ricordavo bene. Comunque siamo usciti dal bosco, adesso ci rientriamo un attimino. Ecco loro lassù. E niente, dai, la speranza è di vedere qualche cosa. Ho visto diverse impronte, più di caprioli che di mufloni. E gli animali ci sono, lo sappiamo. Vediamo, dai. Avete visto orme di capriolo, di muflone, forse sembrerebbe anche di lupo. La zona è molto popolata e stiamo arrivando, anzi siamo praticamente arrivati in quota. Adesso prepariamo le macchine fotografiche e andiamo in cresta. Saranno 20 metri di dislivello dove sono io al momento e la speranza è che stiano sui prati nel versante opposto. Vediamo, dai, vi aggiorno a breve, spero. Eccoli, 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 c'è sto bel gruppo dei mufloni. No, 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 è Daini, è Daini, è Daini. Volevamo i mufloni. Abbiamo trovato i daini, un bel gruppetto, saranno stati una ventina circa. Adesso proseguiamo un attimino e vediamo se riusciamo a trovarli ancora o, ancora meglio, se vediamo i mufloni. Qui è questa la visuale. Ecco i miei compagni di viaggio. Anzi, vi faccio rivedere questa visuale che è bellissima.
adesso proseguiamo e vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa. Allora, eccoci. La giornata è praticamente finita, sono le 9 e ci abbiamo provato, li abbiamo cercati, li abbiamo pregati, ma non si sono fatti vedere. Daini questa mattina sul presto, qualcuno un pochino in lontananza, ma niente di che. Il posto merita, è anche relativamente facile da raggiungere. Un chilometro e mezzo di strada sterrata e poi circa 40 minuti di camminata, un pochino faticosa ma sempre fattibile. E niente, il freddo si è fatto sentire stamattina, adesso col sole alto un pochino meno, però c'è vento, qui la zona è sempre abbastanza ventilata. E i mufloni, come dicevo, non si sono fatti vedere e niente da fare, un po' di daini e niente. Forse ci riprovo la settimana prossima, ma non sono sicuro, vediamo come mette il tempo. Alla prossima, ciao a tutti ragazzi!